Benvenuti a Decameron, politica, sesso, religione e morte. Un successo che mi ha risollevato il morale dopo una settimana un po' pesantina. Una settimana talmente pesantina che la cosa migliore è stata l'operazione all'occhio. Oh, niente di grave, avevo un gonfiamento qui nella palpebra, pulsava, mi faceva male e così i chirurghi hanno inciso col bisturi e mi hanno tolto un topo. E era Ratatouille! Per cui grazie, è bello essere qui. È bello anche essere qui. Però qui è meglio. E se questo non vi fa incazzare, mi chiedo cosa vi fa incazzare. Lo slogan delle primarie era perfetto, ricordate? Vogliamo la tua testa. Il culo se lo sono già preso altri. Sparisce la critica. Veltroni e D'Alema hanno detto entrambi, il Partito Democratico è il primo partito post-ideologico. E se ne vantano. A parte che quello era Forza Italia. Comunque è un partito deciso dall'alto, che nasce senza un programma, senza un'organizzazione, ma di cui hanno già eletto il leader. Il Partito Democratico sarà un partito liquido. Oggi in bagno ho pisciato mezzo PD. Ho mille dubbi. Come leader del Partito Democratico serviva uno che sapesse decidere, dinamico, rapido, che so, uno come Bersani. Chiunque conosce Bersani sa che dietro quel suo sorriso sarcastico c'è un politico che ha a cuore i problemi dei cittadini. E dietro c'è un altro sorriso sarcastico. E Rosy Bindi. Oh, Rosy Bindi, quando la sento parlare, provo sensazioni paragonabili al Cristo morto del Mantegna. Una volta che ti ci abitui, smetti di avere le convulsioni. Mi è venuto in mente una cosa. Una cosa così. Se Rosy Bindi sposa Sandro Bondi, diventa Rosy Bindi Bondi. Mi vengono così. Dalle intercettazioni pubblicate sui giornali relative allo scandalo Sottile emerse un Bruno Vespa che si preoccupava di ritagliare le puntate del suo programma secondo il gradimento del politico ospite. Infatti il contraddittorio vero da Vespa è quasi inesistente, a parte quella volta che Berlusconi gli disse: ehi, e questo me lo chiami un Martini? Bruno Vespa, l'abominevole uomo dei nei, si è assunto la responsabilità del discorso pubblico e, diciamo la verità, ha fallito miseramente. Per i soldi che prende, chiunque potrebbe fare il suo lavoro. Non solo, per quei soldi uno farebbe volentieri il suo lavoro mentre viene sodomizzato da un gorilla. Ed ecco in collegamento il senatore Cossiga. E saresti contento. L'unico motivo per cui saresti dispiaciuto è se scoprissi che il gorilla prende più di te. Ma Bruno Vespa ha un grande talento televisivo, gli va riconosciuto. Ha capito che il gusto televisivo si è evoluto negli anni. Adesso lo sappiamo, piacciono CSI, Nipentac, Dr. House, show dove si squartano cadaveri, entrano nei corpi, ti mettono in sella un endoscopio. È un'emergenza! E vedi l'arteria che si squarcia, l'emorragia che dilaga, il sangue che esce dal retto e insozza lenzuole e materassi, il femore che si spezza e lacera i muscoli e le vene e la pelle, i vermi che si moltiplicano nell'intestino, passano nel sangue, arrivano al cuore e ai polmoni, escono dagli alveoli, risalgono fino alla trachea, vengono deguti nell'esofago e il ciclo riprende. Porta a porta è sulla buona strada. Professore, da un punto di vista strettamente tecnico, è possibile che sia scappato di mano, e cioè che una ferita sia diventata troppo, così, troppo profonda, anche inavvertitamente, per essere gestita, che abbia spaventato chi l'ha procurata e che poi questi siano scappati, lasciando poi che la ragazza morisse dissanguata? Un porta a porta tipo Dr. House sarebbe interessantissimo. A un certo punto uno degli ospiti, Vittorio Sgarbi, spara una cazzata enorme e si sente male. Oh, è emergenza! Presto, serve un trapianto di reni, in diretta, eseguito da Bruno Vespa. Ma serve un donatore. Chi è fra gli ospiti che può donare un rene a Sgarbi? Risulta che è compatibile la Mussolini. Col cazzo, dice la Mussolini. Ma senza il suo rene Sgarbi morirà. Certo, se lei fosse incinta non potrebbe donarglielo. Scena successiva, la Mussolini che si scopa Buttiglione. Inutilmente, perché poi si scopre che i reni non c'entrano. Era avvelenamento da cadmio, perché le poltroncine di porta a porta sono piene di cadmio. E Vespa, dottor House, l'aveva capito fin dal principio. Ma è stato zitto perché voleva mostrare a Mussolini che si scopava Buttiglione. Roma ha messo a punto un nuovo computer in grado di calcolare il rischio per una donna di rimanere incinta. Il programma considera il ciclo mestruale della donna, la sua alimentazione e se Gianfranco Fini è in città o no. Non esiste sacro senza profano. Il sacro senza profano diventa integralismo. Intendo. Dicono che la satira offende le persone. No, la satira non offende le persone, solo i loro pregiudizi. E questo vale per tutta l'arte. Prendete Peace Christ. Peace Christ era un'opera d'arte che fece scandalo qualche anno fa. Era un crocefisso dentro un bicchiere di urina. Molti la giudicarono blasfema. Ma non considerano quello che quest'opera d'arte ha fatto per l'urologia.